nei tempi prestabiliti. Allora, oggi siamo qui per un motivo molto importante che potrebbe quest'estate ovviamente essere un dibattito sia mediatico che parlamentare molto grande, ma che oggi in realtà potremmo evitarlo. Stiamo vedendo un atteggiamento del Presidente Meloni molto superficiale, non abbiamo apprezzato nemmeno l'ironia oggi in aula sulle battute sull'Adige, sul prosciugamento dell'Adige, e non credo che questo sia un tema che noi possiamo affrontare in forma di cabaret. È un tema molto serio che riguarda imprese, vita delle nostre comunità e dobbiamo arrivare qui con delle soluzioni. Non solo la si sta affrontando superficialmente, ma questo governo sta facendo di tutto per smontare quelle che erano le proposte, le leggi che il Movimento 5 Stelle aveva fatto per rafforzare invece un discorso dal punto di vista della transizione energetica, dal punto di vista della transizione ambientale, che andavano a rafforzare gli strumenti del nostro territorio proprio contro questo tipo di problematiche. Sto parlando del superbonus, della nostra legge salvamare e di tante altre soluzioni che sentiremo. Io ricordo che ad oggi siamo ancora in attesa di un decreto siccità. Per adesso abbiamo sentito tanti slogan vuoti, battute, slogan, non abbiamo visto nulla di concreto che possa arginare un qualcosa che purtroppo potrebbe arrivare e arriverà e su cui il Movimento 5 Stelle oggi ha delle soluzioni concrete che sentiremo nei prossimi interventi. Io intanto proprio dalle soluzioni vorrei partire, quindi su questo dare la parola alla mia collega, partiamo da Gabriella e poi a seguire Ilaria. Grazie, grazie Francesco. Sì, noi siamo qui proprio per rappresentare questa serie di proposte che sostanzialmente sono racchiuse in due testi che sono le risoluzioni depositate dal gruppo del Movimento 5 Stelle sia alla Camera che al Senato. Come diceva Francesco, sentiamo parlare più o meno dall'inizio del mese di marzo di un decreto siccità con un dibattito sulla siccità che aumenta e che incalza sempre di più, ma questo decreto ancora non lo vediamo arrivare. Di fatto, nero su bianco, il governo non ha proposto, non propone soluzioni e per questo abbiamo avanzato la nostra risoluzione. Se pensiamo che a livello europeo l'Italia è sottoposta a quattro procedimenti di infrazione su questo tema e che annualmente all'Italia costano 40 milioni di euro, appunto in media annua, noi le nostre proposte vorremmo utilizzare affinché questi 40 milioni trovino una via corretta di utilizzo e quindi utile per il territorio, utile per la salute dei cittadini e utile per l'agricoltura e tutto ciò che concerne in tema di siccità. Facendo un punto sulla situazione, permettetemi di ricordarvi che è chiaro che solo con un'efficienza strategica e un impegno condiviso a livello globale, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre i tre quarti della popolazione mondiale, per cui se non ci impegniamo a livello mondiale, i tre quarti della popolazione mondiale subirà le conseguenze causate dalla siccità. Alcune delle cause, questa è una delle cause, cause principali della desertificazione dei territori. Se prendiamo in considerazione dei fattori, quali ad esempio lo sfruttamento eccessivo, inappropriato del suolo e anche delle acque, combinato insieme alle variazioni climatiche, abbiamo il risultato dei degradi dei territori, che sono, soprattutto nelle aree che sono esposte a desertificazione. Inoltre, voglio ricordare che l'anno appena che si è concluso, l'anno del 2022, è catalogato ormai nella storia della climatologia italiana ed europea come uno degli anni che ha registrato in termini di caldo e in termini di deficit di precipitazione i dati più estremi. E tutto ciò chiaramente comporta delle ripercussioni sulle portate fluviali, agricoltura, produzione di energia idroelettrica. Inoltre, siamo costantemente vittime di nubifragi, il nostro territorio è vittima di nubifragi che comporta erosione del suolo,
rischio di frane, mareggiate intense, trombe d'aria, sbalzi termici e tutto ciò aggravia un equilibrio già abbastanza precario di tutto il territorio e il sistema produttivo. Inoltre c'è da tenere in considerazione altri fenomeni quali quello dell'intrusione del cuneo salino, ovvero la progressiva intrusione di acqua marina a un elevato grado di salinità che determina poi la salinazione dei pozzi con cui vengono irrigate le colture. E tutto ciò irrimediabilmente danneggia la produzione dei suoli e lo stesso degrado del suolo stesso. In ultimo, l'aumento della concentrazione dei nitrati e di altri inquinanti chimici nelle acque, che per via della diminuzione, che causa la diminuzione delle, causata da, dalla diminuzione dell'acqua in falda. Sono tutte gravi ripercussioni, soprattutto nel settore agricolo. Noi crediamo che il tema vada affrontato immediatamente, con una coscienza chiara, affinché anche le nostre future generazioni non dovranno subire quello che distrattamente governi e politica in questo momento possono far passare di secondo piano. Grazie. Grazie. Adesso do la parola al coordinatore del Comitato Transizione Ecologica, Gianni Girotto. Grazie. Allora, io, come ricorderete, spero, sono stato presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo nella scorsa legislatura, quindi parto con aspetti economici e posti di lavoro, quindi denaro e posti di lavoro. Non lo diciamo noi, lo dicono premi Nobel, lo dicono la stragrande maggioranza degli scienziati, la stragrande maggioranza degli economisti, da anni che prima si fa la transizione ecologica, prima si fa e più si risparmia. Più si risparmia. Esempio pratico, di cui siamo ancora recentemente scottatissimi, sono le più di 100 miliardi di euro che abbiamo dovuto doverosamente impiegare per calmierare le bollette nell'anno appena passato a seguito dell'enorme aumento dei costi dell'energia, ma sono stati 100 miliardi di euro che non hanno costruito una vite, che non hanno costruito un kilowatt di impianto, che non hanno costruito nulla. Sono soldi che, ripeto, abbiamo dovuto dare a imprese e famiglie per aiutarli a pagare le bollette, ma avremmo potuto risparmiare se, da quando il movimento è nato, la politica avesse seguito quello che era un'ovvietà, cioè sganciamoci dalle fonti fossili, costruiamo rinnovabili. Le rinnovabili abbassano molto il costo, ma soprattutto ci rendono molto molto più indipendenti dalle fonti energetiche. 100 miliardi di euro equivalgono a 100 gigawatt di potenza rinnovabile, cioè avremmo potuto avere il triplo di potenza rinnovabile che abbiamo attualmente. Se noi avessimo avuto il triplo di potenza rinnovabile, non ci saremmo trovati in questa situazione e l'aumento delle bollette sarebbe stato estremamente, estremamente più basso. Quindi ribadiamo che i precedenti governi non hanno fatto praticamente nulla, anzi hanno spesso agito retroattivamente contro le rinnovabili. Ricordiamo lo spalma incentivi del governo Renzi 2016, che addirittura ha agito retroattivamente e infatti poi è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Noi siamo stati gli unici che, pur non avendo la maggioranza assoluta, abbiamo fatto, permettetemi, dei miracoli, perché essere riusciti a fare il super bonus 110, a stabilizzare per 3 anni l'industria 4.0 e a fare le comunità energetiche rinnovabili, permettetemi, è un miracolo, assieme all'80% del programma che siamo riusciti a portare a casa nella scorsa legislatura. La siccità, viceversa, sono costi che, per carità, si calcoleranno probabilmente ex post, sono costi ancora di cui ancora il grosso dovremo affrontare. Abbiamo un aspetto di compatibilità tra consumo umano, utilizzi agricoli, utilizzi industriali, agricoli ovviamente barra allevamento, e non sapremo quanto ci costeranno. La produzione idroelettrica è calata del 40%, la produzione idroelettrica è calata del 40%. Tra l'altro, quando si parla di acqua, consentitemi due parole, microplastiche, nanoplastiche, PFAS. Quanto ci costeranno in termini sanitari?
Viceversa, creazione di posti di lavoro. Possiamo fare e dovremmo fare tantissime cose che creeranno tantissimi, decine di migliaia di posti di lavoro. Attualmente in Italia la filiera dell'acqua ha 40.000 posti di lavoro, che sono già un discreto numero, ma dovremmo raddoppiarli per fare tantissime cose: manutenzione acquedotti, agricoltura di precisione, tutto quello che vedremo adesso velocemente, cerchiamo di esporre. Tra l'altro abbiamo i fondi del PNRR, quindi abbiamo fondi del PNRR, abbiamo tutta la parte della misura 2, quindi componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, la 4 in particolare sono 15 miliardi di euro per tutela del territorio e risorsa idrica, ci sono 5 miliardi anche per l'agricoltura sostenibile e i 15 famosi miliardi per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, sorrido amaramente. Dove il Movimento 5 Stelle governa, come in Puglia, siamo riusciti a passare dalle parole ai fatti, e scusate se è poco, è l'unica regione in cui il Movimento 5 Stelle governa, siamo riusciti a incidere sul recupero dei reflui zootecnici, un'altra cosa che dovrebbe essere ovvia, ovvia, economia circolare, abbiamo tantissima acqua che possiamo recuperare, recuperiamola. Le cave vanno trasformate in bacini, anche questa cosa ovvia. L'agricoltura appunto di precisione e l'irrigazione, microirrigazione, non irrigazione a pioggia, che è una cosa su cui piangere, perché quando si vede un'irrigazione a pioggia veramente dovremmo piangere, perché è acqua letteralmente sprecata. Due numeri sui bacini idrici, che sono uno dei cuori su cui dovremmo basarci per più motivi, anche quello energetico, perché i bacini idroelettrici possono farci anche da stoccaggio dell'energia, quindi a parte gli usi classici, acqua da bere, allevamento, usi industriali, agricoli, c'è anche il discorso dell'energia. Ora in Italia abbiamo 15 miliardi di tonnellate d'acqua che potrebbero essere stoccate nei bacini. Questa quantità immensa è dimezzata per il fatto che i bacini sono per metà pieni di rifiuti che sono classificati speciali, quindi la procedura per smaltirli è più complicata e, come succede spesso in Italia, sono lì da anni che questi 13 miliardi di tonnellate di acqua, la metà purtroppo è persa in partenza perché il bacino è mezzo pieno. Ribadisco anche l'assurdità di pensare al fatto di recuperare l'acqua dei depuratori, quindi depurarla e poi sversarla a mare. Cazzo, se hai speso un sacco di soldi per depurarla, utilizzala, la sversi in mare, diventa salata immediatamente e a quel punto lì desalinizzatori costano una botta di soldi, farli. È una botta di soldi anche l'energia che consumano, perché desalinizzare non è gratis, costa una botta di soldi costruirli e poi farli funzionare per l'energia che consumano. Accenno velocemente, abbiamo l'enorme problema sempre delle acque minerali che emungono, persino in regioni che sono in scarsità idrica. Abbiamo queste compagnie che pagano millesimi di euro al litro, pagano un millesimo di euro al litro e poi ce lo vendono a decine di centesimi. Abbiamo canoni di concessione estremamente bassi. E poi abbiamo naturalmente il tema, anche questo ai noi, pluridecennale, degli acquedotti, con la perdita media del 40% di questo che è veramente il nostro oro liquido, l'unico oro che dovrebbe essere chiamato come tale. Quindi di materiale su cui lavorare ne abbiamo moltissimo. Io ringrazio anche i tanti colleghi qui presenti, abbiamo eccellenze che vengono invitate a livello mondiale, non faccio nomi perché non voglio fare figli e figliastri, ma abbiamo veramente competenze elevatissime. Con loro, con tutti i colleghi presenti, continueremo e anzi accelereremo il dibattito e le possibili soluzioni sul tema. Grazie. Grazie, e adesso vorrei invece introdurre la collega Ilaria Fontana, che ci
presenterà un po' il lavoro che è stato fatto sulla mozione siccità, ma soprattutto ci illustrerà anche quali saranno le nostre azioni a caduta sul territorio rispetto alle argomentazioni che porteremo e alle soluzioni che porteremo. Grazie. Ilaria, prego. Grazie, buonasera a tutti e tutte. Io mi scuso ma ho pochissima voce, quindi cerco di attaccarmi al microfono. Oggi è la giornata dell'acqua, quindi prima di tutto buona giornata dell'acqua a tutti e tutte noi. Questo perché ogni volta che c'è una giornata, una commemorazione, ci porta a riflettere su questo tema, ed è per questo che l'acqua poi per il Movimento 5 Stelle è sempre stata anche un tema simbolico, ed è per questo che noi oggi abbiamo deciso come Movimento 5 Stelle di presentare le nostre proposte, come facciamo sempre in maniera propositiva, per risolvere un problema che sicuramente è complesso. Oggi l'ONU, proprio oggi, quindi la giornata dell'acqua, apre la sua assemblea sul tema dell'acqua, con l'obiettivo poi di adottare un piano d'azione in cui poi tutti i Paesi membri dovranno recepirlo, tra questi anche l'Italia. Ma l'ONU lancia l'allarme e mette in evidenza che la carenza di acqua sta peggiorando la crisi climatica, con la crisi climatica globale. Dall'altra parte, giorni fa, un rapporto dell'IPCC, cioè più di tantissimi scienziati che provengono da più di 195 paesi, che cosa ci dice? Ci dice chiaramente che manca la sensazione, il senso dell'emergenza. Probabilmente i governatori, i legislatori non hanno questa percezione dell'emergenza, e se non si lavora nell'emergenza e questo senso di emergenza, non si trovano poi le soluzioni. Ma questo rapporto ci dice anche una cosa importante, che è vero che noi abbiamo pochissimo tempo, siamo ancora in tempo, ma bisogna agire adesso per garantire, e questo dobbiamo riflettere anche su questo, sull'emergenza, garantire un futuro sostenibile per tutti e tutte noi e per le future generazioni. E se ha un senso la modifica costituzionale che abbiamo fatto attraverso l'articolo 9 e 41, questo ci porta ancora di più, ci dovrebbe portare di più ad agire. Affrontare quindi il tema della siccità oggi ci porta alla consapevolezza che è un tema complesso, multidisciplinare, multisettoriale, quindi non si ha la bacchetta magica per risolverlo, purtroppo, però ha bisogno di un approccio sistemico, la famosa ecologia integrale, quindi un approccio ecosistemico che da diversi punti di vista, economico, sociale, ambientale, riesce a prenderlo da più punti e cercare di prevenirlo, anche se dobbiamo vedere il fenomeno della siccità come un puntino in un cappello molto più grande, che sono i cambiamenti climatici. Quindi entrare in quest'ottica per capire che le azioni che bisogna fare sono immediate e soprattutto devono essere fatte adesso. In questo momento già siamo in ritardo. Come sta messa l'Italia? Come siamo messa? Abbiamo letto in questi giorni, abbiamo ascoltato, abbiamo visto immagini dei nostri fiumi, soprattutto il fiume Po, penso che ognuno di noi abbia percepito anche la gravità della situazione. Sicuramente le regioni del nord subiscono una situazione molto più critica rispetto alle altre, perché poi c'è anche la parte del centro-sud, tra cui Lazio, Calabria, Abruzzo e Puglia, che sono in severità idrica, però sicuramente le nostre regioni del nord sono quelle che soffrono di più. Pensiamo che i laghi alpini presentano livello di riempimento ai minimi storici, così come la Lombardia, che l'ARPA stessa ci ricorda che i laghi prealpini potrebbero consentire lo stoccaggio di 1,3 miliardi di metri cubi di acqua a causa della scarsità dei emissari, quindi già in questo periodo, che siamo oggi al 22 marzo, hanno raggiunto soltanto 350 milioni di metri cubi. Sapete che vuol dire? 200 milioni in meno rispetto al 2022. Già questo dato ci racconta che in tre mesi già quanto è grave la situazione, e già ne stiamo parlando adesso. Ma ancora, pensando al fiume Po, abbiamo visto in tutti i TG, in tutte le trasmissioni, l'allarme del fiume Po e la secca del fiume Po. Ecco, l'AMBI, un report dell'AMBI, l'AMBI è l'associazione che rappresenta i consorzi di bonifica e irrigazione, ecco, ci dice che in alcuni punti il Po addirittura si è ridotto dell'80%.
Quindi capite quando abbiamo parlato prima del che sia poco il senso dell'emergenza, anche noi in realtà lo percepiamo poco dalle azioni che stiamo vedendo, dalle parole più che altro che stiamo ascoltando. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo, lo ripeto in maniera sempre concreta, pragmatica, ma soprattutto propositiva, da una parte per rispondere a un'estrema lentezza che vediamo nel lavoro che il governo sta portando avanti, perché si parla di lentezza purtroppo, perché se oggi, ieri si è la cabina di regia che è stata diciamo per la prima volta si è riunita il 1° marzo, ieri si è riunita di nuovo dicendo le stesse cose di 20 giorni fa, però non portando a casa un risultato. Non abbiamo un decreto, noi abbiamo chiesto un'informativa in aula, nessuno ci è venuto in aula a raccontare cosa si stava decidendo, commissario sì, commissario no, commissario forse, un commissario, anzi tre commissari. Questa situazione è devastante e di questa estrema lentezza però mi viene anche da pensare che quando vogliono essere veloci in un secondo fanno le cose. Ci hanno messo un secondo per aprire le trivelle, hanno messo un secondo ad aprire nei parchi le aree protette, la caccia, scusate, nelle aree protette, ci hanno messo un secondo a stoppare il super bonus. Quindi quando si vuole, questo governo è tutto tranne che lento, ma quando invece si deve affrontare un tema complesso, perché siamo i primi a dirlo e siamo i primi a dire che ci vogliono delle azioni comunque unite e non immediate, perché ci sono quelle a breve, medio e lungo periodo, perché così si deve affrontare un tema come quello di oggi. Sicuramente non abbiamo avuto fino adesso le risposte che volevamo, perché sono zero le risposte. Tanti articoli di stampa, anche uno il contrario dell'altro, razionamenti sì, razionamenti no, forse razionamenti, cioè noi stiamo andando avanti ad affrontare un tema così in questo modo. Ogni mattina leggiamo la rassegna stampa e diciamo oggi che cosa fa il governo sulla siccità? Nulla, perché dice esattamente il contrario rispetto al giorno prima, esattamente le cose al contrario. Eravamo pronti, teoricamente erano pronti giovedì, quindi domani, a portare il CDM e il Consiglio dei Ministri. Oggi leggiamo di nuovo attraverso la segna stampa che forse attraverso la voce di Musumeci dovrebbe arrivare martedì. Quindi tutta questa lentezza cosa porta? A niente, perché nel frattempo siamo a marzo, poi si arriverà ad aggravare, perché da severità idrica poi si passerà a una vera e propria emergenza anche in altre regioni, ma questa purtroppo è la natura, quindi non puoi fermare la natura, puoi però accelerare le azioni, scusate. Le nostre proposte del Movimento 5 Stelle, quali sono? Noi abbiamo presentato una mozione sia alla Camera che al Senato, con delle proposte sicuramente molto tecniche, alcune più semplici, anche perché è un tema che è estremamente tecnico. Ecco perché quando leggiamo anche nelle rassegne stampa un prendere in giro i cittadini, perché poi quello è, perché un tema lo si affronta in maniera pragmatica e lo si porta a casa, cioè anche un centimetro per volta, ma lo si deve fare. Tra le nostre proposte, la prima sicuramente è quella di disciplinare gli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nei distretti idrografici. Noi sappiamo che gli osservatori permanenti ad oggi non sono disciplinati perché sono strutture volontarie, diciamo così, però hanno invece un'importanza strategica per quanto riguarda l'autorità di bacino. Quindi il disciplinarle vuol dire a dare uno strumento in più all'autorità di bacino per affrontare sul territorio, scusate. Sul territorio sicuramente uno strumento più concreto. Ancora bisogna accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento, e questo cosa porta? Al trattamento, allo stoccaggio e al trasporto della risorsa idrica, anche perché la risorsa idrica va trattata in maniera razionale. Quindi quando si parla di razionamenti, io dico sempre i razionamenti non si deve neanche parlare delle soluzioni, bisogna parlare di uso razionale della risorsa, che è tutta un altro concetto e tutta un'altra cosa. Ancora bisogna prevedere la creazione di un catasto a scala distrettuale, che poi ovviamente è interoperabile con i catasti regionali, delle concessioni dell'utilizzazione delle acque pubbliche. E ancora bisogna rendere pubblici, e questo è un dato importantissimo, perché
si rende il cittadino informato, ma il cittadino informato deve avere anche dei dati su cui basare la propria consapevolezza e la propria anche coscienza, e rendere pubblici i dati relativi alle concentrazioni dei nitrati e di altri elementi inquinanti, lo diceva prima la collega Di Girolamo, nelle acque potabili, è un primo passo proprio di consapevolezza. Noi sappiamo che le direttive europee in materia proprio di acque sotterranee prevedono un limite massimo di 50 mg per litro. Ecco, questo limite coincide sempre con quello per il consumo di acqua potabile, però al diminuire della quantità di acqua, ecco perché poi è importante parlare di nitrati e di inquinanti, e al permanere dell'eutrofizzazione legata all'inquinamento, è ovvio che la concentrazione rischia di salire purtroppo in maniera irrimediabile, e quindi è per questo che rendere pubblici i dati rende una conoscenza dal cittadino all'impresa che serve per affrontare in maniera pragmatica questa situazione. Ancora, lo diceva Gianni, affiancare l'uso razionale della risorsa idrica, quindi alla transizione ecologica, all'economia circolare. Questa è probabilmente la cosa più semplice, eppure c'è un muro per farla, perché noi abbiamo in natura le acque reflue oppure le acque meteoriche, quindi si potrebbero riutilizzare applicando i principi di economia circolare. C'è un report di Legambiente nei giorni scorsi che ci dice che dal recupero delle acque reflue addirittura si possono recuperare circa 22 miliardi di metri cubi l'anno. Quindi questi sono dati che ci rendono, grazie mille, sono dati che ci rendono una consapevolezza in più anche nell'affrontare un tema del genere, anche la forza con la quale noi diciamo al governo: queste sono le proposte, fate le vostre, basta che ne parliamo, basta che ci lavoriamo per affrontare questi temi, è sempre propositiva, però è anche immediata. Ancora, è un tema che non possiamo assolutamente non trattare, che lo diceva Gianni prima, il collegare la siccità comunque all'agricoltura. Noi sappiamo che abbiamo le tre matrici fondamentali, che sono acqua, aria e suolo. Ecco, nella matrice suolo abbiamo un grandissimo problema anche per il futuro, anche per la gestione stessa della fertilità del suolo. Un suolo che non è fertile non dà cibo, un suolo che non dà cibo crea problemi delle persone, quindi è tutto collegato. E anche in questo campo l'agricoltura in collegamento con la tecnologia ci viene incontro, anche perché la tecnologia in questo ci aiuta. Noi lo facciamo quotidianamente nelle commissioni, nei provvedimenti che vengono, proviamo comunque a migliorare, ce l'abbiamo nel programma del Movimento 5 Stelle, ma sicuramente la tecnologia, bisogna sempre avvalersi di tecnologie sempre più nuove, che ci assicurano anche un'ottimizzazione dei processi di coltivazione. Ricordando che il suolo, così come l'acqua, è una risorsa preziosa, e così come l'acqua è linfa vitale, il suolo è linfa vitale, perché ci dà comunque il cibo per noi, il cibo per gli animali, e se lo si vede in un futuro e si pensa che stiamo perdendo suolo fertile, di nuovo si torna a quella emergenza, a quel senso di emergenza che ci fa dire: facciamo qualcosa adesso, insieme, ma facciamolo immediatamente. Ancora, ho anche altri due punti, ridurre i prelievi, le captazioni da parte dei concessionari delle acque minerali. Ecco, riteniamo paradossale che mentre agricoltori, imprese, cittadini e cittadine stanno pensando a come affrontare nella propria quotidianità una mitigazione, la lotta alla siccità, dall'altra parte in condizioni di severità idrica non cambia nulla per quanto riguarda la captazione delle acque minerali. Ecco, quello che andiamo a chiedere è di ridurre i volumi di imbottigliatura, poi quello è in soldoni cosa vuol dire, almeno nei casi di severità idrica. Quindi questo è l'impegno che andiamo a chiedere al governo. E infine
e non per ultimo per importanza, sicuramente promuovere campagne di sensibilizzazione, perché, come dicevo prima, una consapevolezza da parte di tutti, dalle imprese ai cittadini, ci rende più facile scelte che poi si vanno a fare a livello territoriale. Sarebbe anche importante mettere a sistema la water footprint, quindi l'impronta idrica, diciamo, proprio per il consumatore e il produttore, sempre in quel concetto di transizione ecologica, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Però noi poi, pensando al territorio, è qui e siamo felici di raccontare un metodo che funziona, perché l'abbiamo fatto per diverse tematiche, l'abbiamo fatto per le comunità energetiche, per le trivelle, per il superbonus, per temi a noi cari. Ecco, noi che cosa facciamo? Da un lavoro nazionale lo decliniamo, ovviamente la stessa Costituzione che ci dice che dobbiamo tutelare le future generazioni, la stessa Costituzione ci dà le competenze, quindi non tutte le competenze sono nazionali, soprattutto in tema così complesso come la siccità ci sono competenze regionali e comunali, e noi facendo in questo modo andiamo a declinare, ed è qui che ci fa molto piacere raccontare il lavoro che stiamo facendo, delle mozioni comunali e regionali, che sono per e credo che anche i nostri consiglieri regionali e consiglieri comunali abbiano già iniziato a depositarle nei loro territori. E quindi abbiamo messo a disposizione i nostri portavoce due mozioni, differenziandole, come vi dicevo prima, ovviamente per quanto riguarda le competenze. Ad esempio, nelle mozioni comunali abbiamo chiesto l'impegno del sindaco, della giunta, di creare, di promuovere tavoli istituzionali con tutte le autorità competenti in materia, così poter fare la propria parte, così come una ricognizione puntuale, e quello si può fare a livello comunale, anzi si deve fare, per capire a livello locale quali sono le captazioni idriche. Quindi è ovvio che poi più si va sul territorio più si è puntuali, ovviamente, perché è quello che serve, un lavoro di squadra, un lavoro orizzontale, mai verticale, così come chiediamo alle regioni. Ad esempio, le regioni hanno delle competenze che noi a livello nazionale non abbiamo, penso ai piani di tutela delle acque, che è giusto che quindi poi ogni regione, e quindi i nostri portavoce regionali lo faranno, andranno a rendere particolare caso per caso, quindi regione per regione, le emozioni. E sicuramente anche con l'autorità di bacino distrettuale con la quale collaborano, perché a seconda del territorio ci sono diverse autorità di bacino. Questo lavoro è un lavoro che funziona, è un lavoro capillare territoriale, al centro c'è sempre la partecipazione e la consapevolezza, e sicuramente è un metodo che noi continueremo ad adottare con il Movimento 5 Stelle su altre tematiche, che quindi poi andiamo a declinare, da rendere così capillare l'azione, l'informazione e anche la formazione dei cittadini e delle cittadine. Quindi la nostra campagna continuerà, oggi è solo il lancio, diciamo il primo lancio che abbiamo fatto, poi andremo anche sui territori per raccontare per meglio, e poi sicuramente la nostra azione parlamentare sia alla Camera che al Senato continuerà a far diventare anche emendamenti tutto questo lavoro. L'abbiamo già fatto, lo continueremo a fare. Grazie. Grazie, io adesso volevo chiedere se c'è qualche domanda, qualche approfondimento prima di lasciarci che voleva. Ok, non vedo domande. Allora io chiudo dicendo semplicemente una cosa: io credo che quello che il governo non farà adesso verrà pagato poi dalle imprese e dalle nostre comunità quest'estate, perché è vero che la Meloni non è Mosè, però è vero che è il Presidente del Consiglio e quindi un ruolo importante in questa vicenda ce l'ha, e io credo che le nostre comunità non abbiano bisogno di fiumi di parole, ma abbiano bisogno di fiumi d'acqua per poter mandare avanti le loro imprese e ovviamente la vita familiare. Noi abbiamo soluzioni, oggi avete sentito delle soluzioni, soluzioni che porteremo in Parlamento e nel nostro territorio, e di questo ringrazio anche tutti i consiglieri e tutti i livelli istituzionali che si impegneranno per questo. Ovviamente ringrazio anche la cabina di regia che si sta mettendo a disposizione. Io credo che il tempo che
passa ogni momento che passa, ogni giorno che passa sarà una condanna per la nostra economia, perché un'emergenza diventa critica laddove siamo, laddove governata male. E su questo il governo Meloni se ne prenderà tutta la responsabilità quando questa situazione diventerà più acuta. Quindi nessuna scusa per queste stampe, il problema è risolvibile adesso, le soluzioni le avete sentite, io mi auguro che il governo in questo ci segua. Grazie.